tutti e benvenuti all'interno della consueta rubrica del giovedì dedicata alle medaglie d'oro al valor militare, ospitata sul canale di Erodoto TV del mio carissimo amico Enzo Antonio Cicchino, cui spero ormai voi vi siete affezionati, almeno un pochino, come ormai dico di consueto in ogni incipit per ogni video. Oggi vi narrerò del gesto eroico di Ettore Ramirez, nato nel 1923 ad Aosta, deceduto tragicamente il 3 dicembre del 44, pensato un po', all'età di soli 21 anni, soldato del 4 reggimento alpini denominato proprio Aosta. Mi accingo ora a darvi lettura del gesto eroico. Comandante di compagnia di partigiani, in un violento combattimento per espugnare munitissime posizioni nemiche contro le quali in precedenza altri reparti avevano inutilmente lottato, trascinava all'assalto la sua formazione, galvanizzandola con l'esempio. Conquistate le prime posizioni e ferito in pieno petto da una raffica, rifiutava il soccorso e, trascinandosi sul terreno, incitava il proprio reparto all'ultimo assalto. Una seconda raffica lo colpiva a morte e, mentre la sua formazione raggiungeva la posizione conquistata, esalava la sua anima generosa di eroe, gridando: «Non importa, viva l'Italia!» Quota Bolgiane, 3 dicembre 1944. E come sempre, dopo avervi enunciato il gesto eroico, mi accenno ora a dare lettura dei cenni biografici del soldato Ettore Ramirez. Operaio negli stabilimenti Cogne di Aosta, si arruolò volontario 17enne nel 12° battaglione CCN da montagna destinato in Albania. Sbarcato a Valona il 20 dicembre 1940, dopo aver partecipato alla campagna contro la Grecia, rimpatriò per malattia con la nave ospedale Gravisca nel marzo 1941 e nel giugno successivo rientrò al suo centro di mobilitazione. Chiamato alle armi per il servizio di leva ed assegnato al battaglione Aosta del 4 Reggimento Alpini, nel gennaio 43 raggiungeva il battaglione dislocato nel Montenegro. Dopo l'armistizio partecipò alla guerra di liberazione in territorio jugoslavo, militando nel battaglione Mameli della Brigata Italia, divisione Garibaldi, costituitasi nel novembre 1943 coi reparti della divisione Taurinese e Venezia. Ferito gravemente nel fatto d'arme del 3 dicembre 1944, decedeva il giorno dopo nell'ospedale da campo di Pristinac. E il nostro viaggio invece finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio anzitempo per il tempo che ci dedicherete. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, che poi sono linfa per andare avanti e migliorarci. Come spero che avrete notato, ho cambiato inquadratura e niente, io vi aspetto al prossimo giovedì. Un abbraccio carissimo dal vostro Mario e grazie ancora per l'ascolto.